Bravo! Oggi vita! L'invidiabile traguardo del secolo di vita è quello raggiunto dalla signora Vittoria Mirarchi, nata ad Avoli ma soveratese a tutti gli effetti. Una serata speciale, quella che i figli, i parenti, i nipoti, gli amici hanno organizzato a nonna Vittoria, come simpaticamente la chiamiamo anche noi. Un punto di riferimento e un esempio di genuinità e di integrità. Con il suo sorriso che dispensa volentieri si è sempre fatta ben volere ed apprezzare da tutti. Una festa piena d'amore per festeggiare i 100 anni di nonna Vittoria. Eccola qui nonna Vittoria, bellissima, bellissima insieme a tutte le persone che le vogliono bene, insieme ai parenti, insieme agli amici. Io mi chiamo Rosy, nonna Vittoria, auguri intanto. Grazie, prego. Sono felice con la Madonna, sono felice con la Madonna. Cosa faceva da giovane nonna Vittoria allora? Lo vogliamo sapere. Che faceva quando era giovane, mamma? Che faceva? Lavorava così, era una sarta, no? Andava a fare lavori, e la mattina mattava alle 4 e mi coccava a mezzanotte. Era una sartina, io, no? Avevo una bella macchina, lavoravo, ma non posso lavorare e mi sento male. Una vita lunga un secolo, caratterizzata da sacrifici, lavoro, dedizione alla famiglia e ai suoi 4 figli, di cui va fiera. Dai, ho quattro bandiere, 2 femmine e 2 mascoli, Giovanni e Franco, Lina e Adriana. Bravi, educate, lavorano, sono piegate, hanno le sue dovere con tutte, vicine e lontane. Allora incontriamo uno dei 4 figli di nonna Vittoria, il dottor Franco Condò. Ecco, una giornata davvero piena d'amore per festeggiare i 100 anni della mamma. Sì, è un evento magico e bisogna ringraziare di questo il buon signore. È stata una brava mamma, io dico, non una mamma migliore delle altre. Tutte le mamme danno quello che hanno. Noi diciamo sempre una poesia scherzando, la mamma è come un albero grande che tutti i suoi frutti dà. Per quanto gliene domandi, sempre uno ne troverà. Ti dà il frutto, il fiore, la foglia. Questa è una poesia che studiavamo all'elementare. Oggi le mamme sono un pochino, come dire, messe da parte, però il lavorio che fa una mamma, l'affetto, il sostegno, l'incoraggiamento che ci dà, nessun'altra persona può darlo. Io mi vanto di avere tra i tanti colleghi le lettere che mi scriveva all'università. Mia mamma ha fatto la terza elementare. Li custodisco con tanta gelosia e tanta gioia. Laboriosa, dotata di grande spirito di intraprendenza, attiva, intelligente, insomma, una mamma insuperabile, la definisce orgogliosamente la figlia Adriana. È altro che noi laureati, lei ci supera in tutto e per tutto. Ricordo quando è venuto a mancare mio marito e lei, mettendomi la mano sulla spalla, mi ha detto: tu non sarai sola. E quindi questo è stato per me un grande, grande coraggio. Una mamma fa sempre per tanti figli, forse tanti figli non riescono a fare per una mamma, chissà. Guardi, le dirò, noi di questa epoca ancora facciamo per le nostre mamme. La mia paura è per le generazioni che verranno, perché io pure mi ritengo fortunata dei miei 3 figli che ancora sono di sani principi. Ma è molto difficile fare i genitori. La signora Vittoria è stata anche omaggiata dal sindaco di Soverato Ernesto Alecci di una targa a ricordo a nome dell'amministrazione comunale per celebrare la sua lunga giovinezza con i più sentiti auguri per il traguardo raggiunto. Alla nonna Vittoria Mirarchi, con i migliori auguri da parte di tutta l'amministrazione comunale per il raggiungimento di questi splendidi, perché splendidi veramente sono, 100 anni.
Così nonna Vittoria in forma smagliante ha spento la centesima candelina, circondata da tanto affetto. Non possiamo non rimanere affascinati dalla bellezza della persona e del suo animo che ha attraversato un secolo di storia e di vita. Ancora tanti auguri, signora Vittoria.